L'Umbria del tempo lento, da gustare in tutta la sua intensità, offre un altro dei suoi itinerari. La Via Amerina è una delle strade meglio conservate dell'Etruria meridionale. Un gioiello incontaminato che dal cuore verde d'Italia, fra la quiete della sua natura e le bellezze antiche dei suoi borghi, può portare fino ad Assisi oppure a Roma. Ci troviamo ad Amelia, è la città che ha dato il nome della Via Amerina e che appunto partiva da Roma, da Monte Milvio, e arrivava inizialmente fino a Amelia, che poi per proseguire poi per Perugia, Assisi e verso l'Italia del Nord. Attualmente noi l'abbiamo chiamata il Cammino della Luce, vie percorse dai pellegrini sin dal VI secolo dopo Cristo. Poi vedete, noi l'abbiamo chiamata proprio Cammino della Luce perché noi qui abbiamo il sole, il famoso sole italiano che è la caratteristica proprio del nostro bel paese. I romani erano intelligenti, siccome questa è una strada prettamente romana, è quasi tutta pianeggiante, viaggia intorno ai 200-300 metri di media, quindi dal punto di vista della fatica si può affrontare molto tranquillamente. E aspettiamo tutti che venite qui ad Amelia, sulla Via Amerina, diretti verso Roma, diretti verso Assisi, che sono, come sa tutto il mondo, sono luoghi importantissimi per la cristianità, ma sono anche luoghi bellissimi dal punto di vista sia culturale sia dal punto di vista naturalistico. È importante anche l'accoglienza della gente, qui la gente è molto accogliente e vi aspettiamo a braccia aperte. Un percorso da fare anche in bici, suggestivo e tipicamente umbro. Tappa obbligatoria a Todi. Particolarissime la sua Piazza del Popolo e l'imponente mole del Tempio della Consolazione di Bramante. Ma Todi è anche conosciuta per la tradizione vitivinicola, un altro gioiello tutto da gustare. Benvenuti a Todi, ci troviamo nella cantina Roccafiore. Siamo su un territorio conosciuto per il grechetto, grechetto di Todi. Questa varietà autoctona che troviamo in questa zona, tipica del nostro territorio, che andremo infatti ad assaggiare. Usiamo un singolo vigneto esposto nord-nord-est per cercare una freschezza particolare che spicca particolarmente in questo vino, per cercare di lavorare oltre che sulla sapidità anche appunto sulla freschezza. Presentiamo quindi il Fiorfiore 2022, il grechetto in purezza 100% di un vigneto piantato nel 1999, un grechetto particolare perché è un grechetto che può invecchiare tanti anni anche in bottiglia. Ci troviamo qui dentro la barricaia di Roccafiore, dove per appunto dopo la fermentazione in acciaio il nostro Fiorfiore rimane in affinamento per un anno dentro delle botti in legno e dentro le anfore. Questo permette di ottenere una struttura molto particolare e dei profumi veramente indimenticabili. Quindi, come vedete, un colore giallo paglierino, bellissimo, con riflessi dorati, una mela bianca, croccante, ananas e spezie dolci. Al gusto, un vino ampio, sicuramente da abbinare con i piatti tipici della cucina umbra, tartufo per esempio, piuttosto che magari un piatto anche di pesce del lago trasimeno. Quindi vi aspettiamo qui da noi in cantina, vi aspettiamo a Todi per assaggiare tutte le meraviglie del territorio e per degustare insieme il nostro grechetto. Salute! Rimettersi in cammino, lentamente, per assaporare il contatto con la natura e l'immersione nei luoghi e nella storia di questa regione. Ma come prepararsi e cosa aspettarsi da questo pellegrinaggio? Qui siamo sulla Via Amerina, siamo nel tratto umbro che poi arriva nella parte laziale ad Orte, la tappa Amelia Orte. È un posto stupendo, è circondato da vigneti anche importanti e qui siamo alla fine di un paesaggio che attraversa tutta la zona, ad esempio, di Colli Amerini. Siamo quindi in un luogo molto bello, a un'altezza intorno qui a 300-350 metri di altitudine, e il paesaggio è davvero invitante perché è un percorso che si può fare durante tutto l'anno. Il senso di un viaggio lento che ci dà la possibilità di entrare nella storia antica con i borghi,
ma anche in quella moderna, in questa trasformazione del paesaggio che però è ancora armonica. Per fare questo percorso non ci vuole un grande impegno dal punto di vista dell'allenamento fisico, chi ama camminare poi lo sa, insomma sono tappe che stanno sempre sotto i 20 km, sono percorsi che possono essere davvero fatti da tutti. Quindi ecco, vi aspettiamo a camminare con noi in questo paradiso, l'Umbria e la parte della Tuscia si presentano da sole, quindi vi aspettiamo con un'accoglienza bella, con gli operatori turistici che sono pronti a coccolarvi.